Come commenta la decisione della Consulta? Che ancora una volta uno Stato fallito, come lo Stato italiano, ha deciso di mettersi di traverso a una richiesta che è arrivata da parte di più di 500.000 cittadini italiani, una richiesta di poter permettere a tutti i cittadini italiani di esprimersi liberamente e in modo democratico su una legge che tutti ritengono iniqua, che tutti ritengono schifosa, possiamo dirlo, e che la maggior parte dei cittadini italiani voleva abrogare. Ancora una volta la Consulta si è dimostrata serva della politica, di quella politica che, a cui non interessa il parere degli italiani, si è dimostrata accondiscendente al Presidente del Consiglio, che è un Presidente del Consiglio che ha una mission, che è quella di togliere il diritto di voto agli italiani. Lo sta facendo con le riforme costituzionali, togliendo il diritto di voto in Senato, lo sta facendo togliendo il diritto di voto nelle province e di conseguenza in questo momento, grazie a questa azione mirata, lo farà e lo sta facendo anche con il referendum che abbiamo proposto. Ancora una volta gli italiani sono costretti a subire queste decisioni da parte di mettiamola così, da parte di esponenti della burocrazia che sono lì a mantenere la cadrega, a tenerla calda e non permettere agli italiani di poter votare tranquillamente e in libertà.